Amici e amiche di Brio Radio RockNation.it, bentrovati e bentrovate con l'ormai consolidato appuntamento con Andante con Brio, la rassegna stampa delle ultime recensioni pubblicate sul sito di RockNation.it, sul quale ovviamente vi invitiamo a fare un giro per leggere la versione estesa degli articoli che in questa sede tenterò di riassumere. Visitate e iscrivetevi anche sul canale YouTube Podcast di Brio Radio per rimanere in costante aggiornamento con questa e altre tantissime rubriche. Io sono Bruno e vi accompagnerò in questa chiacchierata. Iniziamo con un articolo di Andrea Bartolini in cui ci viene brillantemente raccontato dei Dirty Honey e del loro nuovo disco. Un nuovo disco chiamato Can't Find the Breaks, uscito il 3 novembre su Dirt Record. Questo è il secondo album della band californiana e segna il loro primo lavoro con il nuovo batterista Jadon Behan. A differenza del loro album di debutto, questo è stato registrato in studio con il loro produttore Nick Didia, che possiede uno studio in Australia. La band sembra aver tratto beneficio dall'esperienza in studio, perché l'album suona davvero bene e soprattutto è stato accolto molto molto positivamente. Il sound dei Dirty Honey è radicato nel classic hard rock, però i ragazzi dimostrano un profondo rispetto per il genere senza suonare come copie patetiche di band del passato. Can't Find the Breaks è un album che trasuda amore e reverenza per le radici del rock, mentre la band offre la propria interpretazione di questo genere. L'album offre una varietà di brani che vanno dal funk rock all'hard rock più potente e più aggressivo, e anche a momenti più pacati dove la band mette a nudo proprio le emozioni. Si distingue sul resto la voce brillante di Mark Labelle, soprattutto nel brano Rome. L'album è molto ben bilanciato e la cosa bella che ci racconta Andrea Bartolini è che il loro live lo descrive come veramente esplosivo, quindi non vediamo l'ora di vederli esibirsi di nuovo in Europa e in Italia. Cambiamo completamente genere e andiamo a sbirciare insieme nell'articolo scritto da Nicola Rovetta. Nicola ci racconta il nuovo album dei King Gizzard and the Lizard Wizard, chiamato The Silver Cord, uscito il 27 ottobre per Virgin Music. Questo disco, in sostanza, andiamo dritti al punto, è un'aggiunta interessante alla loro discografia. Anche se la copertina potrebbe non essere proprio il massimo dell'attrattività, l'album si distingue per la sua originalità. Intanto c'è da dire che è disponibile in due versioni addirittura, quindi una più breve con canzoni da 3-4 minuti e una versione con le tracce nella loro lunghezza originale, quindi una versione integrale. Questo lavoro segna un cambiamento nel sound della band e mette il focus su elementi soprattutto psichedelici ed elettronici, con influenze chiaramente vintage. Offre veramente una sensazione che porta senza scampo negli anni 80, ma con classe, non con facezia, ecco, diciamo così. Le canzoni affrontano tematiche legate a divinità, legate alla luna, legate ai cicli terrestri e cicli lunari, con relativi ritmi sofisticati e voci ipnotiche. Passano da momenti di quasi drammaturgia, come la title track The Silver Cord, a psichedelia pura, senza disdegnare anche ritmi anche più incisivi, come la canzone che si intitola Set. Il disco culmina con il brano Extinction, che presenta una cantilena monotona su un tappeto armonico, ricordando quasi certi telefilm degli anni 70. Quindi c'è l'ampio utilizzo di Moog, sintetizzatori che lasciano sempre questa sensazione di viaggio elettropsichedelico, così lo chiama Nicola Rovetta, e adoro questa
aver coniato questa elettropsichedelia mi piace tantissimo. Insomma, in definitiva, senza tanto andare per le lunghe, The Silver Cord è un album che può piacere o può annoiare, non ha tante mezze misure, però rappresenta sicuramente una sperimentazione interessante per la band, che lo distinguono dai loro lavori precedenti. Cambiamo ancora tono e andiamo a leggere insieme l'articolo in quale Silvia Raventa ci porta a conoscere il mondo che gira attorno, dentro e fuori il nuovo disco degli Human Colonies. Questo disco un po' mi faceva paura perché sapevo che avrei dovuto pronunciarne il titolo. Il titolo è un po' complicato, però ci provo. Insomma, si intitola Kintsukuroi, che è un termine che si riferisce a un'antica arte giapponese, che è quell'arte che avrete già sentito parlare, di cui avrete già sentito parlare, di riparare oggetti rotti con l'oro liquido. E secondo Silvia, questa cosa rappresenta perfettamente il contenuto del disco degli Human Colonies. Un album composto da 7 tracce, quindi non tantissime, però molto valide. Perché? Perché ognuna delle tracce disegna, crea una emotività diversa, proprio a vari livelli, più superficiale, più profondo. E quindi si passa dalle memorie dei primi gruppi noise, per esempio, dalla nostalgia del passato, e mentre per esempio la title track ci riporta nel presente con i suoi contrasti sonori. Insomma, una vera e propria montagna russa di emozioni, senza entrare proprio nel track by track. È un'opera musicale questo disco, secondo Silvia, che ha saputo mescolare con abilità e anche con successo, perché il risultato è veramente piacente, l'ho sentito anch'io, delle sonorità dream pop, shoegaze e noise, in una prospettiva decisamente nuova, decisamente moderna, e per quanto ci siano degli accenti nostalgici, sono molto fresco. Gli Human Colonies sono riusciti a creare un album credibile e maturo, che affronta il passato e il presente con maestria, e che collocato nel nostro tempo, nel 2023, è veramente un disco seducente. Concordiamo. Passiamo subito però ad un altro disco che ci viene raccontato da Ambra Nardi. Il disco è Javelin di Sufjan Stevens ed è un ritorno molto atteso e soprattutto molto ma molto toccante. È uscito il 6 ottobre su Asthmatic Kitty. L'album è nato da un periodo molto difficile nella vita dell'artista, segnato da due avvenimenti veramente molto, molto tristi, cioè uno, la perdita del compagno, sempre nel corso di quest'anno, e molto grave, della diagnosi improvvisa della malattia di Guillain-Barré, che ha colpito le facoltà motorie dell'autore, e ci dispiace un sacco. Però insomma, da questi momenti purtroppo alle volte nascono le vere perle musicali, perché la musica diventa quindi veicolo di sfogo, no? e di comunicazione per quello che sta vivendo l'autore. Infatti l'album si apre con Goodbye Evergreen, una canzone commovente che inizia in modo classico, se vogliamo anche con degli accordi molto semplici e una voce delicata, per poi evolversi in una sperimentazione elettronica a tutto tondo. Ecco, questa combinazione di folk e elettronica è una costante nell'album, che fonde in sostanza le due anime artistiche di Sufjan Stevens. Javelin, questo album, segna proprio un ritorno a casa, a delle radici, con delle nuove sfumature. Ecco, questo è un disco che Ambra Nardi consiglia per andare ad esplorare e esorcizzare i momenti bui della vita. È in sostanza un album di una profondità e di una emotività con veramente pochi pari, soprattutto per i dischi usciti in quest'anno.
continuiamo su questa onda emotiva, ma cambiamo completamente genere e vi racconto di un disco con il quale anch'io ho potuto dare il mio piccolo contributo alla nutrita e capacissima redazione di rocknation.it, scrivendo del nuovo disco di Jamila Woods, che si intitola Water Made Us. E secondo me, nonostante sia un disco di un genere che non sono così avvezzo ad ascoltare, però è uno dei dischi più coinvolgenti e lucenti dell'anno. È stato creato durante il lockdown, come tantissimi altri. Durante il lockdown gli artisti si rifugiavano in casa e scrivevano. Jamila Woods non ha fatto eccezione, però per lei questo album rappresenta un periodo di autoanalisi totale, di revisione totale, che si è esteso per 2 anni. E in sostanza ne esce un salto in avanti nella carriera di Jamila Woods, perché offre un equilibrio tra testi profondi e arrangiamenti musicali anche molto frizzanti, che è molto complicato da sentire in altre situazioni. Sono ben 17 tracce ed esplora tantissimi stili musicali, dall'R&B, dal pop al soul e tantissimo altro. Si avvale di diverse collaborazioni, tra cui quella importante con Chris McCleany, che ha portato anche la sua esperienza e la sua gamma di esperienze musicali nel progetto, contribuendo a dare una fusione unica, veramente unica. È un album ottimista, nonostante si vadano a toccare dei tasti molto importanti, molto profondi, molto intimi. È un album che ci invita anche in questo caso a esplorare i nostri pensieri più profondi e ci coinvolge in un viaggio emotivo. Secondo me è un disco che, cioè, almeno per quanto mi riguarda, ha arricchito il mio carniere musicale, regalandomi un'importante prospettiva sulle sfumature di quell'ampia e tanto descritta, ma mai finita di descrivere, anima umana. Concludiamo questa cavalcata tra le nuove uscite discografiche raccontandovi il piacevole articolo di Simone Ignagni sull'ultimo lavoro di John Carpenter, Anthology 2, Movie Themes 1976-1988. Che ve lo dico a fare, è un'uscita imperdibile per gli appassionati del leggendario regista e compositore. Questo album, pubblicato dall'etichetta Sacred Bones, è una raccolta delle colonne sonore dei film più iconici di Carpenter dal 76 all'88, periodo che rappresenta sostanzialmente il periodo d'oro del maestro, in cui ha creato alcune delle sue opere più celebri. Le canzoni dell'album, arrangiate in collaborazione con Cody Carpenter e Daniel Davis, catturano perfettamente l'estetica sonora caratteristica di Carpenter. Il synth oscuro, le atmosfere cupe sono tutte quante in primo piano e portano gli ascoltatori indietro nel tempo a quegli indimenticabili film. Le nuove versioni dei brani sono affascinanti e aggiungono, se possibile, ulteriori sfumature all'originale colonna sonora. L'album include anche alcuni inediti scritti in collaborazione con niente un po' di meno che Sua Maestà Ennio Morricone. Queste tracce offrono uno sguardo affascinante al processo creativo di Carpenter e Morricone e aggiungono una nuova dimensione all'esperienza dell'ascolto. In soldoni, Anthology 2 è un regalo vero e proprio per i fan di John Carpenter e per tutti coloro che amano quel connubio sempre molto sottile ma potentissimo tra musica e cinema. Questa raccolta ci ricorda perché Carpenter è considerato uno dei grandi maestri delle colonne sonore e perché il suo impatto sulla cultura è indelebile. Ed eccoci giunti alla fine di questa puntata, anche questa è finita, però spero vi sia piaciuta. Vi invito a lasciare una traccia del vostro passaggio con un like, un commento e magari un invisibile sorriso, che è sicuramente la cosa più importante di tutte. Grazie per essere stati in mia compagnia e ci sentiamo la prossima settimana, andanti ma con brio.